artisti di questo palco, del palco del Teatro Ariston. Vi volevo fare vedere delle immagini. Mi mandate le immagini che avevo scelto, perché sono delle immagini storiche. Domenico Modugno, che meraviglia! Volare nel blu dipinto di blu, che qui è diventato un grande successo. Ma ci sono altre immagini, mandatele voi. Questa non si riconosce. Gino Paoli, no, in realtà è storica questa fotografia, anche questa. Mandate, mandatele avanti, perché è bello sapere, no, conoscere i protagonisti di questo festival. Vai. E chi è? Lucio Dalla, però pare Bud Spencer, vero? Vai avanti con Eros. Eros, tra l'altro, qua ha vinto due volte, ed è collabora col nostro Checco. In quest'ultimo periodo stanno collaborando, stanno scrivendo le canzoni insieme, ma è giusto che ve ne parli lui. Checco, entra, raccontaci di questo incontro. Ciao. Sì, grande Eros. Con Eros, qua giovanissimo, è forte, intelligente. Come vi siete conosciuti? Guarda, la collaborazione è nata circa 2 mesi fa, è stata una cosa per me incredibile. Mi ricordo, era un pomeriggio, faceva anche caldo, ricevo questa telefonata. Tanto, lei non sta mai qua. Non parla così. Senti, secondo me tutti i miei anche a me, tu neanche a me, perché mi sentiamo, non ci capivo niente. Eros. Se vogliamo iniziare una collaborazione, devo venire a casa tua. Insomma, mi invita a casa. Mi avvalgo a 77. Cassi, non vi dico per trovare la casa. Fino a che la trovo col cuore proprio palpitante, citofono. Salgo a casa di Eros e trovo quest'uomo in fondo, che veramente mi ha sorpreso, perché era triste, cupo e solo. Attacco un monologo di 2 ore. Mica. Da quando mi trovo a tempo con Mittene, purtroppo. Non l'ha presa bene la separazione, lui è rimasto. Con Mittene, tu niente. Dopo 2 ore di Mittene, è nata questa canzone che ho scritto per lui, che si intitola L'ultimo quarto. L'ultimo quarto, bella, romantica, l'ultimo quarto di luna, bella, no, mi piace. L'ultimo quarto, che mi aveva rotto 3 quarti di coglione lui. E Michelle non se ne poteva più. Vai. Questa è la prima volta che lei segue in pubblico. Io direi che forse questo pubblico ci può aiutare di cantarla insieme. C'è una particina che la possiamo ripetere insieme. Un attimo solo, che i gorgheggi. Allora dovete ripetere a me una particina che ora capirete qual è. Amo te, solo te, perché con te voglio te, solo te, perché io e te. Voi, bravissimo, ma capisco lo strumento. Vieni a stare qui con me, vieni a fare che cantata. Perché quando non ci sei, non c'è quella cosa che piace tanto a me. Indovina un po' cos'è. Inizia per inizia per la finisce per ed è insieme a tempo ed è grande Eros. Eros Ramazzotti, grande questo pubblico pure. Ma vedete, secondo me ci sta solo un grande cantante in Italia. Chi è il più grande cantante italiano? Quello che ci riesce a far vibrare le corde dell'anima. È Vasco Rossi, il più grande di tutti, perché lui veramente che è forte. Qual è la sua grandezza? Arrivare al pubblico, farci emozionare, senza usare tante parole spesso inutili. Bastano poche parole, quelle giuste, quelle che fanno poesia. Io ho scritto con umiltà una canzone per Vasco Rossi, nella speranza che un giorno la sente e la canta.
Insieme, insieme. Pada, pada, pada. Arriva il concetto, arriva. Che te sei te. Insieme. Che voi siete voi e mica mica noi. Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, come me lo te lo, come te lo me lo, come, come me lo, come devo me, insomma me la devi dare. Facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo. Questo è un inedito, il modo che vorrei. Sono parole pesanti. Ed è quello che non si direbbe che io dicerei. Ed è quello che non si farebbe che io facerei. Ed è quello che non ti darebbe che tu mi diarrei. Ed è quello che si papperebbe che mi pipperei. Non si può sommontare le volagne, non puoi accellere solo sullo spingitore. Sai cosa c'è? C'è che bene bene bene. Qui si può tra le fragole. Si fragolizza neanche più. E se guardi in alto c'è la luna, se guardi a terra c'è l'asfalto. E cosa vuoi che ti dica? Se guardi in mezzo sta... grande Vasco! Checco Zalone! Grazie a tutti! Grande Vasco! L'applauso va a Vasco Rossi, innanzitutto. Grazie. Mi stanno facendo commuovere, mi stanno facendo. Ma è giusto, perché sei un vero buonanotte artista. A tutti, buonanotte. No, bis, qua, bis! Ma che bis? Bis, bis!